ascoltato con veramente immenso interesse il discorso di Silvio e di tutti quelli che mi hanno preceduto. Sono contenta perché è il segno tangibile che questo paese è già cambiato. Noi non ci siamo resi conto, ragazzi, ma siamo stati un Quello che io vorrei far capire, vi vorrei veramente trasferire, è che a noi per decenni ci hanno completamente estromessi dalla nostra vita. Hanno gestito la nostra vita, il nostro futuro e il futuro dei nostri figli sulla base degli interessi di altri. Il risultato qual è stato? Il risultato è stato quello che vediamo, è stata un'immensa massa di debiti e monnezza. E adesso ci ritroviamo, dobbiamo raccogliere queste macerie, dobbiamo assolutamente metterci tutti insieme con grande grinta e volontà e passione e ricostruire. Abbiamo un bellissimo paese davanti, abbiamo tutti i presupposti per poter ripartire e siamo già ripartiti perché siamo qui, siamo tanti. Siamo ad ascoltare finalmente la voce di persone che incitano alla partecipazione, che parlano di trasparenza. Io sono in commissione finanze, come sapete, e mi ritrovo perfettamente. Vedete poi come tutto coincide, tutto quadra, quello che succede a livello centrale con quello che succede poi a livello amministrativo, dalla grande, sì, dalla realtà di grandi dimensioni. Che stiamo analizzando adesso, che poi è quella del Comune di Roma, che come sapete sta passando con un decreto cosiddetto Salva Roma, che già il nome, vabbè, lasciamo stare. Cioè, Roma sembra che l'ha bruciata Nerone, mi ricordo che l'aveva bruciata Nerone qualche anno fa, evidentemente è stata ribruciata e non ce ne siamo accorti. Vabbè, adesso ci tocca anche salvarla. Quindi, dal cosiddetto decreto Salva Roma, si evincono determinate situazioni appunto della contabilità e della opacità di come sono tenuti i conti e così vedete in ogni realtà cosa si scopre? Si scopre che le cose ci vengono nascoste. Io durante l'audizione alla Corte dei Conti, quando si vedono questi numeri immensi di miliardi di euro, ragazzi, il bilancio del Comune di Roma è di circa 7 miliardi di euro. Proviamo a convertirlo in lire. Guardate quanti soldi sono. Non lo sapete di questi 7 miliardi di euro? Quanto costa tenere in piedi ai romani e poi all'Italia tutta la macchina?